questa puntata. Più alta da terra di 4,4 centimetri, ma con tutto il carattere della Huracan. La Lamborghini Sterrato è la più divertente V10 che ci sia. Ammiraglia spaziosa e lussuosa. Sulla Mercedes EQS SUV si viaggia coccolati e massaggiati nel massimo silenzio della propulsione 100% elettrica. E per concludere, le news di Autolink. Fiat reinventa la pandina. Carglass elegge il miglior tecnico installatore. Opel inaugura il nuovo corso stilistico con il concept Experimental. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Questa volta a Sant'Agata hanno voluto giocare sporco. Sporco perché hanno dovuto sporcare un pochettino la carrozzeria di questa Huracan, alzarla da terra di 4 centimetri e mezzo per consentirle di affrontare strade, diciamo, non proprio da supercar. Gli sterrati, per intenderci. Ed è già tanto per una supercar. E giocare perché si rivela davvero un giocattolo per adulti, con il suo V10 da 610 cavalli pronti al piede e la modalità rally appositamente studiata per gestire anche le sospensioni meteorologiche, che hanno un'escursione aumentata del 25 e del 35%. Numerosi sono i dettagli che spiccano nell'estetica di questa Sterrato, a cominciare dai due fanali aggiuntivi frontali, ma soprattutto il Nolder posto sul tetto. Questo per assolvere anche alla funzione di raffreddamento del motore V10 montato centralmente posteriore, perché le prese d'aria che normalmente sono ai lati dei finestrini si andrebbero a sporcare facilmente sullo Sterrato, appunto. Protezioni speciali sono state installate nel sottoscocca, c'è un nuovo estrattore posteriore, nuovi passaruota proprio juxtaposé, come direbbero i francesi, agganciati ai passaruota originali in plastica resistente per ovviare ai danni da sassi e terra. Ma ci sono anche le maniglione sul tetto che permettono quindi di installare un piccolo portapacchi o un vascone per trasportare oggetti per divertirsi nel tempo libero, per esempio, come sci, snowboard e quant'altro. Per il resto la Sterrato è una Huracan al 100%, anzi, forse è la più esasperata delle Huracan, perché si basa sulla Huracan tecnica, che è l'anello di congiunzione tra la Huracan Evo da viaggio e la Huracan STO da pista. La base è la stessa, tutto è in carbonio per mantenere un peso il più leggero possibile, che si ferma a meno di 1500 kg a vuoto, ma con l'abilità di disimpegnarsi più o meno dappertutto. Anche le prestazioni sono da supercar, 0-100 in 3 secondi e 4 e oltre 260 km all'ora di velocità massima. Si tratta in realtà di una serie limitata a 1499 esemplari, già tutti venduti, figlia di un prototipo visto ormai 3 anni fa e che ha dato la stura a questo progetto un po' rivoluzionario e che ha prodotto di fatto un oggetto più unico che raro. All'interno il family feeling con la famiglia Huracan è totale, ad eccezione del comando Anima, che in questo caso include, oltre alla posizione sport e strada, anche una posizione specifica rally. Stessa centralina Bosch per gestire tutta la dinamica del veicolo, che si adatta alle condizioni di aderenza e di asfalto o di sterrato per dare il meglio delle prestazioni di cui è capace. Grazie alla particolare geometria delle sospensioni e all'altezza da terra, questa è davvero la Huracan più comoda. Anche con i sedili in guscio di carbonio si viaggia per centinaia e centinaia di chilometri senza affaticarsi più di tanto. Il molleggio è giusto per quello che serve, senza far perdere quasi nulla in termini di inserimento, di tenuta di strada. Comunque la trazione integrale lavora sempre,
ed è un piacere davvero guidarla sulle strade di montagna. Anche quando la neve ha fatto il suo lavoro nel logorare il manto stradale e le buche non mancano di certo. In modalità strada è quasi educata questa Huracan Sterrato, silenziosa quasi, a parte quando si superano i 4500 giri, allora lì la sinfonia del 10 cilindri si fa apprezzare in tutta la sua bellezza. Strepitosa la frenata grazie all'impianto carboceramico, molto immediato e mai affaticato. La frenata è ben modulabile, basta prendere un attimo la mano, anzi il piede, con il pedale del freno. In effetti stacca subito per dare immediatamente un impatto, una forza frenante importante. Insomma, dovendo scegliere una Huracan da mettersi in garage, penso che sceglierei proprio questa. Nel 1890 Gottlieb Daimler sperimenta il primo motore a scoppio. Poi ai primi del Novecento a Stoccarda nasce finalmente Mercedes, la casa della stella a tre punte. Qui abbiamo oggi il massimo della gamma Mercedes attuale, una EQS, EQ in quanto elettrica, S perché appartiene alla classe delle ammiraglie della casa tedesca, un'auto totalmente elettrica. Mercedes è fortemente legata al mondo della nautica, un po' perché è main sponsor del Salone Nautico di Genova e poi perché i possessori di una EQS, ad esempio, è molto probabile che abbiano anche un bellissimo yacht in porto. Negli stessi anni in cui in Germania nasceva Mercedes, era il 1919, a Milano in Italia nasceva Elike Radice, che oggi è tra i leader mondiali del settore. Un'azienda che ha conosciuto un notevole sviluppo tecnologico, come anche Mercedes. Siamo partiti che le eliche si battevano esclusivamente a mano e oggi ci sono dei robot. Per questo abbiamo deciso di venire qui, per il forte legame che c'è con la nautica, a caricare proprio un'elica, come farebbe il proprietario di un EQS, perché magari la deve sostituire sul suo yacht. E adesso andiamo a provare su strada questa splendida Mercedes EQS. EQS 4,50 Plus, un bel più dopo il 4,50, la versione con la maggiore autonomia, si può arrivare sino a 700 km. Particolarissime le ruote posteriori sterzanti di 10 gradi in controfase, come anche queste maniglie che vanno a sparire all'interno della portiera per avere un CX migliore. Si può avere con uno o due motori, per cui trazione solo posteriore oppure integrale. Ma il cofano davanti non si apre, c'è solo un piccolo sportellino di fianco che si può aprire per raboccare il liquido lavavetri. Generosissimi i cerchi da 22 pollici, gomme 2,75 con 40 di spalla. Particolare poi il design anteriore, la serie EQ elettrica di Mercedes si caratterizza per un design orizzontale delle luci, sono ovviamente dei full LED matrix che possono anche proiettare indicazioni sulla strada, tutto orizzontale, per cui questo fascio davanti che arriva fin sopra la stella di Stoccarda. Tante stelline, le prese d'aria però sono finte, d'altra parte non c'è bisogno di raffreddare appunto nessun motore. L'EQS SUV della nostra prova è lunga 5,12 m, ovvero 10 cm in meno rispetto alla berlina, ma è più larga di 2 e soprattutto è più alta di 19. La posizione di guida, essendo un SUV, è rialzata. 5 o anche 7 posti, ci può essere una terza fila di sedili, una cosa abbastanza unica ma molto utile per le famiglie numerose. L'abitacolo è decisamente molto spazioso, il divano posteriore può scorrere per 13 cm e lo schienale è regolabile nell'inclinazione, il tutto elettricamente.
Impressionante l'hyperscreen che si trova davanti al guidatore e al passeggero anteriore. Si tratta di un pannello trasparente largo 141 cm che ricopre tre display, il cruscotto di 12.3 pollici e due schermi touch OLED, uno centrale di 17.7 pollici e uno sulla destra di 12.3 pollici dedicato proprio al passeggero. Molte le versioni disponibili con diversi livelli di potenza, si parte da 360 cavalli della 450 sino ad arrivare a 544 per la MG. Un'auto davvero importante che ha anche un peso decisamente importante, si parla di 2600 kg. Mercedes è famosa per le irmatiche, le sospensioni con molle ad aria che garantiscono una marcia decisamente fluida, sembra di stare su un tappeto volante. Consentono inoltre di sollevare la vettura di 2.5 cm per la marcia su fondi sconnessi. EQS punta decisamente sul comfort, sulla silenziosità, a bordo non si sente nessun rumore. Ma le prestazioni sono comunque interessanti, la velocità massima è di oltre 200 km orari. La batteria a 400 V ha 107.8 kW utilizzabili, con un'autonomia che oltrepassa di molto i 500 km, può addirittura arrivare a sfiorare i 700. Il caricatore di bordo in corrente alternata di serie ha 11 kW, che possono però essere raddoppiati a 22. La ricarica fast in corrente continua può arrivare a 200 kW e promette un passaggio dal 10 all'80% della carica in soli 31 minuti. Sicuramente EQS è un'auto che non inquina nulla, è elettrica, ma lo sappiamo bene, in realtà la qualità dell'aria ultimamente non è il massimo. Ma Mercedes offre un sistema che si chiama Energizing Air Control Plus, che controlla la qualità di aria a bordo sulla base di parametri quali la filtrazione, sensori, visualizzazione e trattamento dell'aria. Ha anche un filtro HEPA, High Efficiency Particulate Air, che riesce a bloccare efficacemente le polveri sottili, le microparticelle, il polline e altre sostanze contenute nell'aria che viene introdotta nell'abitacolo. Ecco allora che chi viaggia su EQS respira un'aria più pulita. Quando si entra in una casa e ci si sente a proprio agio, è un po' come quando si entra in un'auto e ci si sente bene. È una percezione di comfort, di lusso, di benessere che è fatto da mille e mille dettagli. I mille dettagli che ritroviamo anche in questa Mercedes EQS, che è senz'altro una Mercedes, dettagli fatti da artigianalità, da materiali preziosi, dalla pelle, dal legno, da accostamenti cromatici particolari, dal lusso, dall'esclusività. Ecco, cioè, si ha la sensazione veramente di essere su un'auto che è diversa, migliore di quasi tutte le altre. Tra i tanti dettagli, oltre ai sedili massaggianti, riscaldanti, rinfrescanti e quant'altro, c'è anche una boccetta di profumo che si trova nascosta dentro il cassettino portaoggetti e nel caso in cui si decide di utilizzare uno dei vari programmi di relax e di comfort che ci sono, è in grado addirittura di emanare un profumo di brezza marina attraverso l'impianto di climatizzazione. Siamo arrivati a capire che il comfort è fatto dal suono, ma anche dalle luci. Ecco allora che tutta l'auto è rivestita da centinaia di LED che possono illuminarla di colori differenti a seconda del momento che stiamo vivendo. La luce però è anche un elemento di sicurezza ed ecco allora che se per esempio ci sta sorpassando un'auto, la fila di LED nella portiera lampeggia di rosso per segnalarcelo. E questa ci è piaciuta molto anche per l'handling, è divertente da guidare nonostante le dimensioni anche tra i tornanti. Certo che avremo un dubbio però, meglio guidarla o stare seduti dietro? Tu cosa ne pensi? Sì Mario, hai proprio ragione, devo dire che dietro si sta grandissimo, un poggia testa che è più morbido del cuscino di casa, sedili elettrici riscaldati, un grande display per i due passeggeri posteriori, due grandi display, uno a destra e uno a sinistra, non lo so, forse è quasi meglio essere portati da un autista. Intanto che ci penso, già che la nostra prova di oggi è finita ed EQS ci è piaciuta davvero molto, quasi quasi me la godo un po' stando sui sedili dietro. Un vero e proprio sogno, ma anche i sogni hanno un prezzo, questa EQS non è da meno, si parte da 140.000 euro, certo non per tutti.
Oggi è una giornata di festa per Fiat, per Stellantis, per l'Italia. Siamo a Pomigliano. Perché è una giornata di festa, Giuseppe? È una giornata di festa perché Pomigliano, con il lavoro di migliaia di colleghi ogni giorno, incarna il posizionamento di Fiat e oggi lo rilanciamo confermando la produzione di Panda fino al 2027. Quindi per noi è motivo di orgoglio, ma soprattutto di un grande futuro. Quindi è una giornata di festa perché c'è anche il lancio di una nuova Panda, la Pandina. La Pandina sarà la Panda più evoluta e tecnologica di sempre. Abbiamo dotato questa nuova Panda di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida di ultima generazione, esattamente come segmenti molto più alti all'interno del nostro panorama, come per esempio la frenata in caso di emergenza, il monitoraggio costante della vettura per mantenerla in carreggiata, rilevazione dei segnali stradali riprodotti all'interno sullo schermo, peraltro nuovo, completamente digitale da 7 pollici, e poi abbiamo anche migliorato e pensato al comfort di guida sia in città sia fuori città, dotando la nuova Pandina di un sistema di cruise control già definito per i 30 km all'ora, quindi utile anche secondo le nuove regolamentazioni delle nostre città, e poi abbiamo anche un sistema di abbaglianti super adattivo per un maggiore comfort anche nelle ore notturne. Questa implementazione tecnologica debutta su Pandina, ma arriverà anche su Panda, che continuerà ad essere in vendita. Si differenziano però esteticamente. Si differenziano esteticamente. Abbiamo caratterizzato, come oggi avete potuto vedere, sulla versione cross, appunto, la versione speciale Pandina, caratterizzata da questa forza dei colori e del contrasto che naturalmente caratterizza sia la fiancata nell'esterno sia anche l'interno. Su tutta la parte di texture. Funzionalità e anche semplicità anche in fase d'ordine, le prime consegne saranno fine luglio, primi di agosto, si potrà scegliere tra 5 colori. Molto semplice, esattamente come Fiat da sempre è, quindi abbiamo solo 2 versioni, 5 colori, e da prima dell'estate si potrà già inserire un nuovo ordine per la Panda più evoluta di sempre. Per noi Fiat l'accessibilità e la sostenibilità sono i due pilastri caratterizzanti del nostro posizionamento. Beh, l'icona Panda, oggi confermata fino al 2027 con un incremento produttivo importante del 20%, che anche oggi festeggiamo tutti insieme qui a Pomigliano, ne è l'esempio costante di questo impegno. Carglass è leader in tutto il mondo e anche in Italia della riparazione e sostituzione di vetri, del parabrezza e adesso c'è la ricalibrazione degli ADAS. Quello che noi facciamo di speciale è mettere in sicurezza le automobili sulle strade. Per far questo i nostri tecnici fanno un training, un allenamento di ore e ore tutti i mesi, e soprattutto abbiamo tanta innovazione. La nostra caratteristica più importante è avere una strumentazione innovativa che ci permette di migliorare sempre di più la qualità e la sicurezza sulla riparazione e sulla sostituzione del parabrezza. Ogni 2 anni noi abbiamo il Best of Barron, che è una competizione tra i nostri tecnici a livelli mondiali per trovare chi è il miglior tecnico del mondo. È una competizione che riguarda la sicurezza, che riguarda l'innovazione e che riguarda lo spirito di gruppo della nostra azienda. E per l'Italia i migliori 6 partecipano alla filiale italiana che stiamo facendo qua al Museo dell'Alfa Romeo di Arese, e il vincitore parteciperà contro altri 39 colleghi di ogni nazione del gruppo Berro. L'obiettivo è scegliere il miglior tecnico dell'anno, e per noi è il nostro evento più importante perché è dedicato alla sicurezza, è dedicato all'innovazione, è dedicato alla qualità e nel fare la differenza che i nostri tecnici mettono ogni giorno per rendere le strade italiane sempre più sicure.
Oggi sono orgoglioso di presentarvi la nostra ultima concept, la Opel Experimental. Per noi le concept sono sempre il punto di partenza per una nuova generazione di auto di serie e vogliamo mostrare la vision per dare una prospettiva di quello che sarà il linguaggio stilistico del futuro di Opel. Iniziamo dalle proporzioni. Sono quelle che ogni designer sogna per una vettura elettrica. Abbiamo un muso corto, un passo lungo e una silhouette molto dinamica e slanciata. Abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nell'evoluzione del frontale, che è tipico di Opel, inserendo nuovi elementi, come la cosiddetta bussola illuminata. Un concetto ripreso dalle Opel del passato, che costituisce la nuova firma luminosa, anteriore e posteriore, della vettura. Un altro elemento molto importante per i veicoli del futuro è l'efficienza aerodinamica. Più le vetture elettriche sono efficienti dal punto di vista aerodinamico, maggiore sarà l'autonomia. Come vedrete, abbiamo già una silhouette, un profilo molto slanciato, molto aerodinamico della vettura, ottime proporzioni e abbiamo aggiunto alcune prese d'aria, degli elementi passivi per condurre l'aria intorno alla vettura e al cofano, che aumentano l'efficienza aerodinamica. Un altro elemento molto importante è la Greenovation. Presentiamo dei materiali nuovi e sostenibili e li inseriamo nelle nostre vetture, come per il diffusore che sembra in fibra di carbonio, ma è invece di fibra naturale, un materiale riciclato e sostenibile. Anche la gomma degli pneumatici è riciclata. Questi concetti vengono ripresi anche nell'abitacolo, utilizzando l'illuminazione come uno degli elementi stilistici più importanti. Le grandi superfici di tessuto sono retroilluminate con tecnologia LED e conferiscono al posto guida conformazioni diverse, con la semplice pressione di un pulsante. Abbiamo eliminato gli schermi fisici, offrendo così maggiore spazio ai passeggeri che otterranno tutte le informazioni necessarie grazie al head-up display con tecnologie di realtà aumentata. Si tratta di un grosso passo in avanti verso il futuro. Un'altra parte molto importante del posto guida è il sedile. Solitamente i sedili sono molto pesanti e occupano tanto spazio nell'abitacolo. Anche per loro abbiamo previsto una cura detox, inserendo le imbottiture che servono dove davvero sono necessarie. Li abbiamo ricoperti con un nuovo tessuto a rete ispirato alle moderne sedie per ufficio, restituendo spazio agli occupanti della vettura, pur mantenendo gli elevati standard di sicurezza e comfort dei sedili AGR. Annunciamo oggi un accordo importante tra Volvo in Italia e Tipper. Tipper è un'azienda leader per la mobilità che si occupa naturalmente di trasporto urbano, ma non solo. Parliamo di un accordo che riguarda Volvo e quindi non poteva non riguardare l'elettrificazione. Infatti si parla di EX30, una fornitura di 300 autovetture elettriche per gestire la mobilità elettrica in car sharing, quindi parliamo di mobilità elettrica condivisa. Naturalmente un segnale importante alla città di Bologna, dove residiamo insieme a Tipper, ma un segnale importante alla nostra regione, in generale un segnale importante che Volvo vuole dare in termini di sostenibilità ambientale. L'accordo con Tipper fa parte di una strategia più ampia di Volvo e soprattutto di Volvo Car Italia. In questo caso parliamo di car sharing full electric e proprio di car sharing Volvo si è già resa protagonista con un progetto molto importante per noi a Milano, un progetto innovativo non solo perché è car sharing elettrico ma perché è un car sharing elettrico residenziale di distretto a Porta Nuova a Milano. Ruota in Pista vi dà appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com.